L'agguato che si è consumato lunedì 1 agosto nel capoluogo adriatico nei pressi della strada parco in cui ha perso la vita l'architetto 66enne Walter Albi, per il quale tra l'altro la procura di Pescara ha dato lo stop al rito funebre che insomma era in programma per domani, tutto questo per tutelare la figlia minorenne dell'architetto. Ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei. Ecco, già pronto Luca. Allora, in breve questa era la notizia. Che altri particolari puoi darci, Luca? Beh sì, Anna, è stata una mattinata convulsa perché siamo stati tra i primi ad annunciare i funerali di Walter Albi appunto per domani pomeriggio alle 16.30 presso la chiesa San Camillo dell'Ellis di Villa Raspa a Spoltore. Funerali organizzati dagli amici più stretti di Walter Albi. Ma a metà mattina, quando insomma avevamo già annunciato la notizia e avevamo già pubblicato sul nostro sito anche i dettagli di questa vicenda, è arrivato il dietrofront che sarebbe stato in qualche modo suggerito dalla procura, però va precisato, Anna, su richiesta, pare, su richiesta specifica dell'avvocato che cura gli interessi della figlia minore di Walter Albi. Sarebbe stato lui a richiedere alla procura che venisse posto un veto su questo rito funebre. Richiesta subito accettata, per cui ci sarà soltanto un brevissimo rito all'interno dell'obitorio dell'ospedale civile di Pescara, probabilmente nella mattinata di domani, e poi la successiva tumulazione al cimitero di Contradapiane a Francavilla al Mare. Ovviamente si è voluta tutelare la minore, la figlia piccola di Albi, da insomma ovviamente un'onda mediatica importante e imponente, soprattutto sicuramente da tutte quelle persone che volevano dare l'ultimo saluto a Walter Albi. Questo da un certo punto di vista, dall'altro, Anna, non è escluso che in qualche modo intorno alle vittime di questo terribile agguato ci sia ancora in qualche modo un pericolo di ritorsione. Sappiamo tutti del schermo di estrema protezione intorno a Luca Cavallito, che è ancora ricoverato all'ospedale civile di Pescara, piantonato H24, ma non sono escluse nemmeno possibili ritorsioni tra le persone vicine a Walter Albi. E da qui la responsabile decisione da parte della procura, dal nostro punto di vista, di porre il veto su questo rito funebre. Intanto le indagini proseguono, non ci sono particolari novità rispetto a quello che vi abbiamo detto ieri, e al lavoro il tecnico della procura sui tanti dispositivi messi a disposizione. Si parla di addirittura ben 5 telefoni appartenenti a Luca Cavallito, comunque ai familiari stretti di Luca Cavallito, più tablet, PC portatili e quant'altro, per cercare ovviamente legami tra le due vittime e qualcuno riconducibile all'organizzazione criminale, perché parliamo di un'organizzazione criminale di un certo spessore che ha organizzato questo agguato.